Avvio delle qualifiche Jump Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim. Nico, partita la Q1 e diciamo subito che inizia male per la Ferrari, perché poco fa team radio di Sebastian Vettel, che adesso sta rientrando in nei box, problemi per la Ferrari. Non appena sceso in pista per la Q1, Vettel è stato costretto a rientrare dentro. Adesso vedremo un po' come andrà questa Q1. Giovanni, ripetiamo, la Ferrari è stata molto efficace anche nel terzo turno di libere nella mattinata tedesca, però bisognerà vedere quanto si siano nascoste le Mercedes. Intanto Leclerc in pista, così come Verstappen. Mancano 10 minuti al calare della bandiera a scacchi, alla prima tagliola di queste tre fasi delle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Germania. Insomma, saremo a vedere fra poco quel che sarà soprattutto la sorte di Sebastian Vettel. Purtroppo per ora non ha un giro buono Sebastian Vettel, perché come dicevamo nel collegamento precedente, come è sceso in pista il tedesco della Rossa per approcciare questa Q1, subito ha dichiarato problemi soprattutto alle prese d'aria della Power Unit, comunicando con il box rosso in via radio con il team radio. Vettel è rientrato ai box, subito i meccanici della Ferrari a lavorare alacremente sulla monoposto del tedesco. È stata portata via la scocca e si stava lavorando proprio sulle prese d'aria, su quei bocchettoni che portano poi l'aria alla Power Unit. Ancora non riscende in pista Vettel, Sebastian Vettel che ancora non rientra in pista. Addirittura i meccanici ancora stanno lavorando attorno alla sua rossa. Dovesse davvero rimanere fuori in Q1, alla Q1 Vettel, allora qui si parlerebbe ancora di più di stagione stregata per Vettel, che era salito sulla Ferrari e risceso. Come è salito, è risceso. Questo non è un anno nero, è un anno buio come la pece per il tedesco della Ferrari. E insomma, a questo punto mancano 3 minuti e 40, Vettel si è tolto il casco, Vettel rinuncia e dunque senza tempo partirà dalle retrovie, dall'ultima posizione. Domani Sebastian Vettel la partenza del Gran Premio alle 15:10 non vedrà. Fra i protagonisti in griglia il padrone di casa Vettel, che l'anno scorso a Hockenheim fece la pole position e invece quest'anno è condannato a partire ultimo. Problema tecnico alla propria monoposto riscontrato non appena è sceso in pista, e questo ha del clamoroso, e chissà se avrà ripercussioni anche nel box Ferrari lato Vettel. Non è la prima volta che accadono cose del genere in stagione per quanto riguarda le monoposto di Maranello, e per Maranello adesso la sola speranza, quantomeno per questo Gran Premio, visto quanto è importante partire davanti in griglia, magari dalla prima fila, ancora di più dalla pole position, rimane Charles Leclerc, che per ora è in prima posizione in questa Q1. Ripetiamo ancora una volta, Vettel costretto a partire per ultimo perché non ha fatto neanche un crono, non ha registrato neanche un crono in questa Q1. Vettel va via dal suo box sconsolato, con il capo chino, va ai controlli per quanto riguarda il peso, ma a questo punto Vettel ha davvero pochissime chance, anzi direi quasi nulle, per quanto riguarda la gara di domani per l'11° Gran Premio della stagione di Formula 1, il suo Gran Premio, quello di Germania. Vettel fuori dai giochi ancora prima di iniziare. C'è da dire che le previsioni per domani, orario della gara 15:10, danno pioggia al 51%, quindi rispetto a quello che accadrà oggi in queste qualifiche potrebbe rimescolarsi il mazzo in tavola completamente.
fuori Norris, Albon, poi Russell, Kubica e clamoroso, lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, Sebastian Vettel, ultimo nella Q1 senza aver registrato un tempo buono. La sua Ferrari ha riscontrato problemi tecnici evidentemente gravissimi non appena è sceso in pista per la Q1, quindi Vettel domani partirà in ultima posizione. Bisognerà adesso sperare in Leclerc, che ha chiuso in prima questa Q1. Ci sentiamo dopo per Q2 e Q3. Già la Ferrari corre per il Gran Premio unico in sé, quello che si affronta, quando poi non solo non si riesce a qualificarsi in pole position ma addirittura sei costretto a partire ultimo perché la tua macchina riscontra gravi problemi tecnici non appena scende in pista per affrontare la Q1, significa che non è il solo Vettel che non va. Formula 1, la Formula 1, secondo colpo di scena, Vettel fuori senza aver registrato un crono in Q1 e adesso tocca a Max Verstappen, che ha seri problemi in Q2 per Verstappen. Prima ha comunicato una perdita di potenza al motore, è rientrato ai box Verstappen, è riuscito poi poco dopo per provare ad attaccare il tempo con le soft e ha stranamente fatto un giro di lancio lentissimo, quindi anche insufficiente per scaldare le gomme. Adesso incredibilmente Verstappen sembra aver riacquistato la potenza della sua Red Bull e sta cercando di attaccare il crono. Chissà che Verstappen non riesca a qualificarsi per la Q3, quindi per la caccia vera e propria alla pole position. Per ora in questa Q2 mancano 2 minuti e 25 secondi al calare della bandiera a scacchi, Hamilton davanti a Leclerc, Gasly e Bottas, poi via via tutti quanti gli altri. Vediamo se Verstappen riuscirà a stabilire un tempo buono, così sembra poter essere. Incredibilmente la sua Red Bull ha riacquistato tutta la potenza della power unit, tutta di un botto, è davvero una cosa strana, è come se avesse un problema a singhiozzo. Eccolo qui Verstappen in quarta posizione, quindi per ora Verstappen è in Q3 e quindi sarebbe scongiurato il secondo colpo di scena dopo quello davvero clamoroso dell'eliminazione di Sebastian Vettel con la Ferrari già in Q1 senza aver neanche percorso un giro completo. Quindi Hamilton, Leclerc con la media ai primi due posti, poi Gasly, Bottas, Verstappen, Raikkonen, Sainz, Hülkenberg, Grosjean e purtroppo il primo degli eliminati è Antonio Giovinazzi per appena 10 millesimi. Fuori dalla Q3 Giovinazzi, Magnussen, Ricciardo, Kvyat e Stroll, e dunque fra poco avremo la possibilità di assistere all'undicesima caccia alla pole position dell'anno. È tempo di un nuovo aggiornamento con Nico Forletta, Hockenheim, la corsa verso la pole position. Iniziata da 30 secondi esatti la Q3 che assegnerà la griglia di partenza del Gran Premio di Germania di domani, undicesimo della stagione Formula 1. Ebbene, e qui non saranno contenti i ferraristi, dopo i problemi di Vettel, problemi alla monoposto rossa che gli hanno impedito anche di registrare un tempo in Q1 alla resa dei conti, Leclerc è bloccato ai box, lavorio indefesso da parte dei meccanici in rosso sulla fiancata destra della Ferrari del Monegasco. Per ora non sono state montate neanche le gomme, insomma qui quando una cosa può andar male statene sicuri, e lo siamo tutti quanti a questo punto, che per la Ferrari lo andrà. Hamilton e Bottas sono scesi in pista con le loro Mercedes, che per una volta non sono con la livrea consueta argentata ma in bianco, così come i meccanici della Mercedes ai box vestono tutti quanti abiti vintage per festeggiare, celebrare i 125 anni
di corse per quanto la riguarda la Mercedes. Un'occhiata ai box Ferrari, dove si sbattono i pugni e si scuotono le teste sconsolatamente. Ho paura che, seppur manchino 10 minuti al termine di questa Q3, la mia paura, ma credo anche sarà anche di quella di tutti i tifosi ferraristi, è che Leclerc non riesca a scendere in pista per tempo. Vediamo, speriamo. Aggiornamenti per ciò che riguarda la Formula 1, Forletta. È sceso dalla macchina Leclerc, per cui anche la seconda Ferrari out da queste qualifiche assolutamente disgraziate per Maranello. Vettel partirà ultimo, Leclerc partirà in decima posizione, non è riuscito neanche a fare un giro in questa Q3, problemi alla sua monoposto, così come per Vettel in Q1, neanche un crono utile per il tedesco nella prima parte di queste qualifiche, per cui non piove sul circuito ma grandina sul box di Maranello. Qualifiche del Gran Premio di Germania disastrose, lo ripetiamo ancora una volta, per quanto riguarda la Ferrari. Vettel fuori subito senza aver neanche compiuto un giro intero in Q1 per problemi forse all'alimentazione della sua rossa. Charles Leclerc fuori senza neanche essere sceso in pista nella Q3, nell'ultima fase, quella decisiva per assegnare la griglia. Problemi anche alla Ferrari di Leclerc, che era stato velocissimo fin da ieri, era stato il più veloce ieri dopo le prime due sessioni libere, era stato il più veloce nella terza sessione di libere della mattinata in Germania, era stato anche il più veloce in Q1, non in Q2, sopravanzato da Lewis Hamilton. Leclerc è rimasto ai box, quindi partirà in decima posizione domani, a meno che uno fra Raikkonen e Hülkenberg, gli altri due che non hanno un crono in questa Q3, non riescano a stabilire un crono. Per ora il migliore ce l'ha Lewis Hamilton, tanto per cambiare, 1:11.767, un tempo più lento di 540 millesimi rispetto al record della pista, la pole record che segnò Vettel lo scorso anno. Vettel che si presentò a Hockenheim in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio su Hamilton, e poi dalla gara, dall'uscita di pista di Vettel, è iniziato a girare tutto storto, tutto male al tedesco, ma non solo al tedesco, anche alla Ferrari. E allora ufficializziamo: Leclerc partirà decimo, Vettel partirà ventesimo. Questo è il risultato disastroso di questo sabato di qualifiche per quanto riguarda la Ferrari. Leclerc partirà decimo perché non è sceso neanche in pista in questa Q3, mentre lo hanno appena fatto Raikkonen e Hülkenberg, che così quantomeno partiranno davanti al ferrarista, che sarà costretto a scattare dall'apertura della quinta fila, purtroppo. E il purtroppo è un purtroppo che sottolineiamo 40 volte, perché Leclerc era stato costantemente velocissimo in pista. Purtroppo problemi tecnici alla sua rossa, così come Vettel. Non ci sono problemi invece, a quanto pare, per Lewis Hamilton. La sua freccia bianca, non freccia d'argento, quest'oggi, anche domani in gara, cambiata la livrea della Mercedes per celebrare i 125 anni di gara nel motorsport. Hamilton 1:11.767, per ora l'unico sotto al muro dell'1:12, il più vicino è Verstappen, anzi direi il meno lontano, visto che sono 346 millesimi che separano l'olandese della Red Bull dal britannico della Mercedes. Verstappen 2 decimi, anzi quasi 3 decimi di ritardo al secondo settore. Sta per arrivare anche Valtteri Bottas, il compagno di squadra in Mercedes di Lewis Hamilton, che taglia il traguardo in questo momento, 1:11.793, a pochi millesimi dal suo miglior tempo. Bottas in terza posizione, non ce la fa a prendersi
la prima fila 1:12:129. Attenzione che arriva Gasly, ma Gasly non ce la fa a scavalcare Bottas, e quindi la griglia del Gran Premio di Germania per quanto riguarda l'undicesima gara del calendario di Formula 1 2019 vedrà in pole position Lewis Hamilton, che è andato a prendersi la quarta pole stagionale, così impattando con il compagno di squadra Bottas. Al suo fianco partirà Verstappen con la Red Bull, poi in seconda fila Bottas, altra Mercedes, altra Red Bull, quella di Gasly, Raikkonen e Grosjean in terza fila, disastro Ferrari in decima, sulla decima piazzola Leclerc, sulla ventesima Vettel, e a questo punto devono sperare a Maranello che non venga giù la pioggia, ma un diluvio che scompagini un po' tutto quanto.